Bentornati con un nuovo tutorial di Pianeta Donna. In questo nuovo tutorial vedremo come fare dei semplici fiorellini per decorare dei cerchietti. I cerchietti che vi occorrono sono quelli classici, quelli sottili, che trovo tranquillamente in qualsiasi negozio di accessori come questi. Allora, vediamo come cominciare. Allora, per prima cosa lavoriamo un classico cerchio magico. E cominciamo lavorando 5 catenelle che ci valgono come una mezza maglia alta e come 2 catenelle. Quindi lavoriamo il cerchio e adesso 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. A questo punto dobbiamo lavorare sempre una mezza maglia alta e 2 catenelle per ottenere 6 archetti. Quindi la mezza maglia alta, e 2 catenelle, la mezza maglia alta di nuovo e 2 catenelle, la mezza maglia alta e 2 catenelle, la mezza maglia alta e 2 catenelle. Siamo 1, 2, 3 e 4, mezza maglia alta e siamo 1, 2, 3, 4 e 5. Ora 2 catenelle finali, stringiamo il cerchio e lavoriamo una maglia bassissima sulla terza catenella delle tre iniziali che abbiamo fatto. 1, 2 e 3. Quindi adesso abbiamo, diciamo, 6 archetti. Adesso in ogni archetto dobbiamo lavorare per ottenere la prima corolla di petali una maglia bassissima, poi una mezza maglia alta maglie alte un'altra mezza maglia alta e una maglia bassissima. Quindi abbiamo il primo petalo, ora lo dobbiamo ripetere in ogni archetto sempre uguale. Quindi maglia bassissima, mezza maglia alta, due maglie alte, 1 e 2, mezza maglia alta e maglia bassissima. Ora di nuovo continuiamo fino a finire il giro, quindi maglia bassissima, mezza maglia alta, maglia alta, di nuovo maglia alta, mezza maglia alta e maglia bassissima, di nuovo
maglia bassissima, mezza maglia alta, nuova maglia alta, mezza maglia alta e maglia bassissima. Quindi di nuovo siamo a 1, 2, 3, 4 petali, quindi maglia bassissima, mezza maglia alta, di nuovo maglia alta, mezza maglia alta e maglia bassissima, ultimo petalo. Allora, mezza maglia, no, maglia bassissima, scusate, mezza maglia alta, poi maglia alta, di nuovo maglia alta, mezza maglia alta e infine una maglia bassissima. Otteniamo un primo fiore con 6 petali. Adesso vediamo come continuare il fiore con la seconda corolla. Allora, finita la prima corolla, quello che dobbiamo fare è voltare il fiore e lavorare 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso, sempre col fiore voltato, dobbiamo realizzare una maglia bassa sulla mezza maglia alta del giro precedente, praticamente sotto il petalo, in questo modo. Passiamo sotto, prendiamo il filo, lo ripassiamo e lavoriamo la maglia bassa. A questo punto abbiamo un archetto qui dietro, dobbiamo farne altre 5, quindi di nuovo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Ripetiamo la maglia bassa qui sulla mezza maglia alta di sotto, quindi di nuovo una maglia bassa, poi di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, di nuovo la maglia bassa qui sotto. Uno, due, tre, quattro e cinque. Di nuovo la maglia bassa. E ancora uno, due, tre, quattro e cinque. Quindi ancora una maglia bassa, e 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi ultima maglia bassa.
e abbiamo sul retro del nostro fiore sei archetti, come potete vedere. Adesso rivoltiamo di nuovo il fiore davanti e in ogni archetto, come prima, lavoriamo una mezza maglia bassa, una maglia bassissima, scusate, una mezza maglia bassa, 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5, mezza maglia alta e maglia bassissima, e abbiamo il primo petalo, poi di nuovo maglia bassissima, mezza maglia alta, maglia alta 5 volte, 1, 2, 3, 4 e 5. Mezza maglia alta e maglia bassissima, quindi di nuovo maglia bassissima, mezza maglia alta, 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5, di nuovo la mezza maglia alta e la maglia bassissima, siamo 3, quindi continuiamo con una maglia bassissima, mezza maglia alta, 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4, 5, poi mezza maglia alta e maglia bassissima, siamo a 4, quindi maglia bassissima, mezza maglia alta, 5 volte, 1, 2, 3, 4 e 5,
poi di nuovo una mezza maglia alta. E una maglia bassissima. Ultimo petalo. Maglia bassissima. Mezza maglia alta. Cinque maglie alte. Due. E 5, una maglia bassissima, scusate, la mezza maglia alta e la maglia bassissima. E per chiudere lavoriamo una maglia bassissima nell'arco successivo, così da unire tutto. Ora tagliamo il filo . Chiudiamo il nostro lavoro tirando il filo e avremo un fiorellino a doppia corolla. Ora non vi resta che cucirlo o incollarlo come più preferite sul cerchietto, e avremo il nostro cerchietto decorato.